Buongiorno, sono Anna Maria Bava, sono una storica dell'arte, lavoro nell'area patrimonio dei Musei Reali di Torino. Oggi vi voglio parlare della Venere di Sandro Botticelli, uno dei nostri quadri più noti e più amati dal pubblico. Un quadro che negli ultimi anni ha viaggiato moltissimo in tutto il mondo e che oggi si trova al primo piano della Galleria Sabauda, pronta ad aspettare il suo pubblico. Se noi pensiamo alla Venere di Botticelli, ci viene subito in mente una delle opere più importanti del Rinascimento italiano, La nascita di Venere, che Botticelli realizzò intorno alla metà degli anni 80 del 400 per la Casata dei Medici e che oggi è conservata presso le Gallerie degli Uffizi. Nella tela di Torino, Botticelli decontestualizza la figura di Venere, che si staglia su uno sfondo scuro e poggia i piedi su un basamento di pietra, come una scultura. Dalla statuaria classica, Botticelli riprende l'idea di far coprire alla Venere, con le proprie braccia, il seno e il pube. E, come una ninfa della mitologia greca, Venere indossa una veste trasparente che dona armonia e movimento al corpo sinuoso. Eleganza, grazia, giochi chiaroscurali degli incarnati, contorni netti e marcati sono caratteristiche dell'arte di Botticelli, che si riflettono in questo dipinto, come l'inconfondibile volto, dolce e malinconico nello stesso tempo, della Venere. Nei tratti della Dea dell'Amore si è pensato di riconoscere quelli della giovane Simonetta Vespucci, donna morta all'età di 23 anni, amata da Giuliano de' Medici, fratello minore di Lorenzo il Magnifico, e celebrata al suo tempo per la sua bellezza senza pari. Della tela di Torino esiste una versione quasi gemella conservata a Berlino. Le due Venere differiscono per alcuni particolari, nell'espressione del volto, nella corporatura e soprattutto nella capigliatura. Più chiara e folta quella di Berlino, più scura e raccolta quella di Torino, che presenta inoltre nell'acconciatura una preziosa perla. Ma perché Botticelli realizzò più versioni della Venere? Sappiamo dalle fonti contemporanee e dalla biografia scritta dal Vasari alla metà del Cinquecento che nella casa dei nobili fiorentini c'erano diverse opere di Botticelli raffiguranti donne nude. Nel 1926, nel catalogo della collezione Gualino, imprenditore piemontese a cui allora apparteneva la Venere, poi ceduta alla Galleria Sabauda, il critico d'arte Leonello Venturi sosteneva però che la Venere non si trattasse tanto di una derivazione da quella fiorentina, quanto piuttosto di uno studio o di un'idea per la sua realizzazione. Ma come lavorava Botticelli? Quali sono ancora le informazioni racchiuse sotto la pellicola pittorica? A questa domanda abbiamo cercato di rispondere attraverso una serie di indagini diagnostiche in corso, di cui oggi, per Closet In, vi presentiamo qualche anticipazione, di cui vi parlerà la restauratrice Tiziana Sandri. Quello che voglio mostrarvi oggi è qualcosa che non è assolutamente visibile ad occhio nudo, e cioè il disegno preparatorio, quel disegno che Botticelli stesso ha tracciato sulla tela allo scopo di avere una guida per le successive stesure pittoriche. Esistono diversi sistemi per riuscire a individuare il disegno nascosto al di sotto di una superficie pittorica. La tecnica che noi abbiamo scelto è quella della riflettografia infrarossa, un sistema che sfrutta la capacità della radiazione infrarossa ad uno specifico intervallo di lunghezza d'onda di attraversare molti dei pigmenti presenti su una superficie pittorica per raggiungere lo strato preparatorio del dipinto, cioè lo strato sottostante. La riflettografia infrarossa è in grado di fornirci moltissime indicazioni su di un dipinto, anche relativamente al suo stato di conservazione, ma più spesso è utilizzata per stabilire l'autenticità di un'opera, proprio perché portando in luce il disegno preparatorio mette a nudo un elemento che è caratteristico per ciascun artista. La cosa più interessante è che ci permette di portare allo scoperto il processo creativo del pittore e quindi le sue incertezze, i suoi ripensamenti, i suoi dubbi, le sue difficoltà nel posizionare in maniera più idonea una figura o un particolare sul spazio che ha a disposizione nella tela.
Anche nel nostro dipinto della Venere, e grazie alla rifotografia infrarossa, riusciamo a scoprire come il pittore insiste sui contorni, che ripassa più volte, e proprio per riuscire a individuare la dimensione corretta della figura. Modifica più volte la posizione delle mani, del ginocchio, dei piedi. E sottolinea con tratto molto più deciso che altrove il bellissimo volto di Venere, perché vuole probabilmente che i contorni del viso rimangano in qualche modo più evidenti anche dopo la stesura. Le immagini che vi abbiamo mostrato sono solo una piccola parte delle indagini che sono state condotte sul dipinto della Venere. Grazie alla collaborazione di un esperto diagnosta siamo riusciti ad eseguire una campagna di indagini multispettrali utilizzando non solo la riflettografia infrarossa, ma anche altri sistemi. In questo studio è al momento interrotto, ma contiamo di poterlo riprendere al più presto, anche con ulteriori approfondimenti, per riuscire a comprendere appieno la genesi di questo dipinto. Ma ancora di più abbiamo l'ambizione di conoscere in maniera più intima la tecnica di questo grande pittore del Rinascimento italiano, Alessandro Monticelli.